offerta lumezzane con una situazione di emergenza ancora più acuta delle altre volte. Sì, è vero, perché anche Cosentino all'ultimo non ce la fa, perché nella rifinitura di stamattina sente ancora dolore, è impossibile averlo per domani. Sì, siamo in una situazione ancora più grave di quest'ultimo mese, però andiamo avanti, come dicevo prima, tutti uniti in questo momento di difficoltà. Sappiamo che c'è, ce ne dobbiamo rendere conto. Ripeto che ci sono anche 7 ragazzi della Beretti con noi, che penso che nel girone nessuno ce l'abbia in panchina, però non sono alibi, dico solo queste cose per rimanere tutti uniti in questo momento. Ecco, noi arriviamo da 2 settimane positive in 4 punti in 2 partite, con tantissime difficoltà, domani è ancora peggio, però noi andiamo avanti, però l'importante è essere, capire la situazione a 360 gradi tutti insieme e andare avanti, a spingere la squadra. Noi daremo, per quello che possiamo dare, daremo tutto quello che di buono fatto in queste settimane. Una delle poche idee che avevi che puoi sviluppare per questa partita, la prima da titolare di Bayern. Sì, Bali giocherà, sì, io l'avevo già pensato, avevamo programmato, come ho sempre detto, circa un mese di lavoro per lui, perché è arrivato naturalmente in condizioni fisiche non buone, già doveva giocare col Südtirol, poi sappiamo tutti com'è andata, gli siamo ancora molto ma molto vicini, doveva giocare e invece non è successo così, sabato, domani sarà della partita. Nell'emergenza aiuta anche avere magari un riferimento di questo tipo davanti per gli altri compagni, magari con gli schieramenti che avevi proposto nelle altre gare, un attacco più mobile senza punti di riferimento era anche più difficile assecondare movimenti e giocate per una formazione che magari era inedita o comunque non eri riuscito a provare durante la settimana. Sì, proviamo anche questa soluzione. Voi sapete benissimo che sto cercando varie soluzioni per trovare la strada giusta per arrivare al gol con felicità, con facilità. Non è facile, però io ci sto lavorando, il mio staff si sta impegnando moltissimo a trovare la soluzione. Adesso faremo giocare Bali e vedremo un po' come andrà, ecco. L'incognito in più è il fatto, appunto, dicevamo prima, anche del Lumezzane che ha cambiato allenatore in settimana. Sì, quello per noi è un po' una pecca perché purtroppo non sappiamo niente di certo di Lumezzane. L'avevamo studiata, sapevamo già tutto di loro con Mister Filippini, invece cambiando è un po' un'incognita la partita. Però allora questa settimana abbiamo cambiato metodo e abbiamo lavorato moltissimo su di noi, lasciando un po' stare l'avversario, anche se le caratteristiche singole dei giocatori li conosciamo molto bene. Lavora tanto ovviamente sulla tattica, sulla tecnica. Quello che è mancato probabilmente alla Scherta fin qui è stato soprattutto l'approccio, l'atteggiamento della squadra, diciamo, in 2 partite su 3. Sì, è vero, hai ragione, è verissimo. Quello deve essere la base, l'ho sempre detto. E sicuramente parliamo d'altro, ma di base ci deve essere quella. Se manca la mentalità o la voglia di interpretare qualsiasi metodo di lavoro o modulo, non si va da nessuna parte. I ragazzi lo sanno, in queste 2 partite ci siamo adattati a tutte le difficoltà, i ragazzi sono stati molto bravi a interpretare il momento difficile e sono sicuro che lo faremo anche domani.